Bentornati amici, oggi siamo qua per recensire un prodottone enorme. Guardate che scatolone che mi hanno mandato, gigantesco. Io adoro i pacchi giganti, mi fanno impazzire. Questo è un robottone pulisci casa dell'azienda Onitude, il Q6. Promette grandissime cose, dalla scheda tecnica 2700PA, pulisce, lava, mappa la casa tramite laser, si svuota da solo, insomma tutto quello che i top di gamma degli aspiratori promettono di fare. Sono curiosissimo ad andarla ad aprire, non perderò altro tempo nel farvi vedere la scatola che è gigantesca, non entra neanche nell'inquadratura. Andiamo ad aprirla subito, vediamo cosa c'è al suo interno e dopo faremo una prova approfonditissima di questo device che sulla carta è veramente, veramente interessantissimo. Ok, l'ammetto ragazzi, non ce l'ho fatta a riprendere lo spacchettamento di questo device perché il pacco era veramente enorme, non mi entrava nell'inquadratura del mio telefono purtroppo, quindi ho deciso di mettere su questo tavolo tutto il contenuto della confezione. Mi sento un po' l'angolo di Roberto con tutta questa roba qua davanti, ora magari vi vendo anche un set di pentole o qualcosa del genere. Comunque, a parte questo, partiamo dagli accessori. Abbiamo il serbatoio dell'acqua rimovibile, 110 ml se non ricordo male, dopo vi darò conferma, che si può eventualmente staccare per riempirlo. Un filtro EPA in più, e dei panni usa e getta da mettere presumo sul mop, che ce ne sono diversi in confezione, eventualmente poi si potranno riacquistare contattando il venditore, quindi l'azienda Onitude. Il pezzo forte di questo robot, che dopo andremo a vedere nel dettaglio, è il serbatoio e base di ricarica barra serbatoio. Infatti questo robot ogni volta che tornerà alla base per ricaricarsi si svuoterà in automatico. All'interno di questo serbatoio ci saranno dei sacchetti usa e getta, quindi non avremo tutte le volte la necessità di dover svuotare il robot perché lo farà in maniera automatica e non saremo costretti a svuotare il serbatoio ogni volta che terminerà una pulizia. Il sacchetto è molto ampio, permette più pulizie del proprio appartamento. All'interno della confezione ce ne sono tre, uno all'interno e due di ricambio, anche questi acquistabili separatamente direttamente dall'azienda Onitude. Abbiamo anche il manuale di istruzione, che praticamente è un almanacco, guardate qua, è gigantesco, dopo andremo a leggerlo, spulciarlo per capire un po' tutte le varie funzionalità. E in più abbiamo altri foglietti illustrativi e anche un foglio di setup dove c'è il codice QR per scaricare l'applicazione necessaria a far funzionare con il nostro telefono il nostro Q6 Onitude. Device che è disponibile tramite comandi vocali con gli assistenti domestici e con un'applicazione proprietaria che andremo a vedere fra poco. Ma prima mi voglio spostare sul robot e fare un bel dettaglio di tutti i vari parametri di questo dispositivo. Eccolo il Q6 di fronte a noi, guardiamolo nel dettaglio, tutte le varie particolarità di questo dispositivo che ha un aspetto veramente premium, ricoperto di una plastica nera opaca, circondato invece da un bumper nero lucido. Questa colorazione nera è veramente molto elegante, sicuramente attirerà un po' di polvere, questo sarà sicuramente una nota negativa, ma passiamo alle caratteristiche tecniche. Innanzitutto ha un bumper intorno per accorgersi degli ostacoli, anche se il laser posto al centro del dispositivo permette la mappatura della casa. Sarà possibile, una volta che avrà scansionato tutto il nostro appartamento, scegliere la modalità di pulizia, quindi si potrà pulire anche direttamente dall'applicazione alcune stanze senza far pulire direttamente tutta la casa. Come potete notare, ha due spazzole laterali, cosa molto rara in diversi dispositivi. E sul retro, vediamo un po' di girarlo, eccolo qua, ha il pratico serbatoio dove troviamo il filtro EPA che trovate qui al suo interno, abbiamo visto che ce n'è anche uno di ricambio, e abbiamo anche all'interno del serbatoio una piccola spazzolina per la pulizia del filtro stesso. Andiamo a rincastrarlo. Ecco qua, materiali premium, plastiche molto molto resistenti,
apriamo il serbatoio, che comunque, anche se è molto capiente, vi ricordo che il robot ogni volta che tornerà alla base si autosvuoterà nel serbatoio più grande, quindi non sarà necessario pulirlo costantemente. Se vogliamo proprio trovare una nota negativa a questo dispositivo, è il serbatoio dell'acqua, che si può applicare oppure si può rimuovere. Serbatoio dell'acqua che non è molto capiente, solamente 110 millilitri, scusate, quindi sarà necessario per case molto molto grandi eventualmente doverlo ripienare nuovamente, ma sappiamo benissimo che tutti questi robot, compresi i top di gamma di altre aziende, sì, lavano la casa, ma non è certo come passare lo straccio manualmente. Diciamo che per una pulizia quotidiana il lavaggio del pavimento è più che sufficiente. Un pezzo forte di questo dispositivo è la batteria molto molto capiente, 5200 mAh. Questa batteria permette di pulire fino a 400 metri quadri, 280 minuti di autonomia, insomma è una bella autonomia. Ha tre velocità, come vi dicevo la velocità massima è 2700 PA, e si può selezionare altre due modalità più lente, quindi la standard che è 1900 PA, oppure si può andare sulla base, quindi quella meno potente di tutti, impostata sui 1400 PA. Il device supporta l'italiano per quanto riguarda l'applicazione, supporta l'italiano per quanto riguarda la lingua parlata dal robot stesso, ci darà gli annunci in italiano, cosa che non tantissime marche fanno. L'italiano ormai si sa che è una lingua che è un po' bisfrattata in questi dispositivi tecnologici, spesso non è presente, in questo invece è presente in tutto e per tutto per quanto riguarda sia l'applicazione che la voce all'interno del robot. Una funzione molto interessante è l'impostazione delle zone evitate. Sempre dall'applicazione si potrà eventualmente vietare di pulire una zona, mi viene in mente che ne so, un tappeto dove puliscono, dove giocano magari dei bambini piccoli, o comunque qualsiasi cosa abbiamo intenzione di impedire al robot di pulire, lo potremo fare tranquillamente dall'applicazione. Tappeti che riconosce in maniera del tutto automatica, infatti il nostro robot, quando passerà sopra uno di questi tappeti, rigiriamolo perché mi fa quasi un po' pena, girato al contrario, eccolo qua, quando passerà sopra un tappeto riconoscerà il cambio di pavimentazione, quindi capirà che è su un tappeto e quindi si imposterà in automatico sulla velocità massima, l'aspirazione massima, per pulire approfonditamente il tappeto sulla quale si trova. Ovviamente quando poi scenderà dal tappeto riconoscerà che è sceso dal tappeto e andrà a tornare all'impostazione che avevamo scelto per la tipologia di pulizia del nostro robot. Il laser permette ovviamente una navigazione intelligente, non è un robot di quelli che vanno random a giro per la casa, ma mappando la casa riesce a creare un percorso di andata e di ritorno molto molto dettagliato, andando a scovare ogni singolo angolo di sporco. Molto interessante anche il fatto che ovviamente se la carica non dovesse essere sufficiente, il robot se ne accorge, torna nella sua base, si ricarica, si svuota e riparte per riniziare la pulizia proprio nel punto dove aveva lasciato, dove aveva interrotto. Ecco qua il robottino pronto nella sua postazione in ricarica, sulla sua base di ricarica, pronto alla partenza. Sarà necessario scaricare l'applicazione eSmart di Onitour e una volta accoppiato il robot, dopo magari vi farò vedere nella guida, anzi lo scriverò nel dettaglio nella guida perché è più semplice da seguire per l'accoppiamento, ma comunque non differisce da tutti gli altri dispositivi che abbiamo accoppiato fino adesso, in quanto il robot può essere accoppiato, oltre che alla propria applicazione, anche alla famosissima applicazione Smart Life o Tuya Smart. La prima volta che farete partire il robot vi mapperà la casa, ovviamente la mappa rimarrà salvata sul vostro dispositivo, e queste colorazioni che vedete non sono altro che le stanze, ma non ve le creerà in automatico, vi farà una mappa totale della casa e voi andrete a partizionare la zona semplicemente cliccando l'apposito pulsante e successivamente segmentazione della regione. Con questo potrete dividere una singola area
potete creare anche in metà stanza, ad esempio, se proprio avete la necessità, oppure andare a fondere le due stanze, come in questo caso vedete la parte rossa, sono due stanze distinte ma che pulisco generalmente sempre insieme e quindi le ho accorpate insieme e lui le considererà come un'unica stanza. Vediamo un po' altre funzioni. La funzione Select Room, una volta che avrete definito le varie stanze, potete scegliere di far pulire una sola stanza come in questo caso, oppure più di una ovviamente, e lui partirà e pulirà solo le stanze che avete selezionato. Nella zona, invece, cliccando su pulizia automatica, la zona, potrete delineare delle zone di lavaggio o di aspirazione, perché vi ricordo che il robot ha anche un serbatoio di 100 ml per poter lavare casa, e potrete appunto andare a lavare delle zone definite, oppure potrete andare a pulire degli spot, quindi diciamo che vi andrà a creare delle pulizie in determinate coordinate che darete all'interno della mappa. La pulizia automatica invece vi permetterà di pulire tutta la casa contemporaneamente. Se il robot non riuscirà a pulire tutta la casa, anche se è difficile perché comunque ha una batteria da più di 5000 mAh, quindi diciamo che ha una durata molto molto ampia, comunque ritornerà da solo alla base, si ricaricherà e successivamente completerà il ciclo di pulizia se non lo ha terminato. Dall'applicazione potrete scegliere anche la velocità dell'aspirazione, standard, max e silenzioso, e vi garantisco che dopo sentirete anche la velocità massima è molto 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 silenziosa. In basso a destra potrete notare le varie altre funzioni, tra cui questa molto carina per trovare il robot tante volte fosse rimasto a giro per la casa durante la pulizia. Ecco, non ho messo io questa voce, le voci sono preimpostate, però sono completamente in italiano, il robot funziona totalmente in italiano, ovviamente volume e lingua si potrà settare, ci sono disponibili l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, il giapponese e l'italiano. Sarà possibile anche avere un registro di tutte le varie pulizie fatte dal robottino, semplicemente spuntando la voce disco. La traduzione dell'applicazione è fatta quasi al 100% bene, ci sono alcune sezioni che non sono proprio il massimo della traduzione, diciamo sono ancora lasciate un po' indietro, si confida in futuri aggiornamenti dove sicuramente miglioreranno la situazione. Alla voce manutenzione avremo la durata dei vari filtri, quindi il filtro EPA, le due spazzole laterali, perché ricordo che questo robot ha due spazzole laterali, la spazzola principale che è quella sotto al rullo che abbiamo visto durante l'unboxing, e una volta arrivata a zero sarà necessario sostituire i vari componenti con dei componenti nuovi. Cos'altro abbiamo? Aspirapolvere, questa è la funzione forse più interessante, ve la faccio vedere. Allora, si potrà regolare di non permettere al robot di autosvuotarsi nel serbatoio principale contenuto all'interno della base di ricarica, oppure di farlo svuotare dopo ogni pulizia, dopo ogni due pulizie o dopo ogni tre pulizie. La traduzione, come vi dicevo, non è fatta benissimo. La prima voce, che dovrebbe essere ogni volta che si pulisce, in realtà è scritta esattamente uguale alla seconda. Infatti c'è scritto raccogliere la polvere dopo due volte la pulizia, e nella seconda opzione si ripete raccogliere la polvere dopo due volte la pulizia, ma in realtà intende che la prima raccoglie la polvere ogni ciclo di pulizia e la seconda invece ogni due cicli. Ovviamente è possibilissimo anche andare a intervenire in maniera del tutto manuale, vediamolo all'opera, cliccando su inizia ad aspirare la polvere. Il robot si girerà su se stesso, perché il serbatoio dello sporco è sulla parte sul retro del robot, quindi si posizionerà sulla sua basetta.
Ecco qua che finisce il ciclo di aspirazione del serbatoio all'interno del robot e trasporta tutto lo sporco all'interno del serbatoio dentro la basetta di ricarica. Non vi preoccupate se a volte non riesce a trovare subito la strada, comunque lui da solo arriverà sempre e comunque alla sua basetta di ricarica. Ecco qua, ciclo finito, come avete visto ha avuto un po' di difficoltà, ma da solo con il suo algoritmo di intelligenza artificiale e i vari sensori montati a bordo, primo fra tutti il laser che potete vedere al centro del robot, lui riesce a identificare la sua basetta di ricarica e in ogni situazione riesce a trovarla. Una volta che avrete mappato la casa, lui riuscirà, anche se farete partire il robot da un'altra postazione, a trovare comunque la sua basetta di ricarica nei limiti del possibile. Ovviamente se lo mettete di fronte a degli ostacoli come un piano successivo o delle scale, ovviamente non riuscirà mai a tornare alla sua basetta di ricarica, ma comunque vi avvertirà che appunto non riesce ad arrivare a ricaricarsi. Ecco, un'altra funzione è ovviamente la programmazione, dove si potrà inserire dei timer di partenza e farlo ripetere ciclicamente nei vari giorni della settimana. Questa parte dell'applicazione non è ancora tradotta perfettamente, questo mi sembra addirittura giapponese, neanche cinese, non vorrei sbagliarmi, ma non conosco bene le lingue orientali, ma comunque non è sicuramente italiano. E spero in futuri aggiornamenti che questo verrà risolto. Telecomando è una funzione veramente da super nerd, ragazzi. Praticamente avrete la possibilità di comandare. Il vostro robot in maniera. Del tutto manuale. È difficilissimo, ancora non ho capito bene come funziona, comunque lo comando io. Ecco, fermiamolo. Esci dalla modalità telecomando e esci dal telecomando. Inizia a ricaricare. E mandiamolo a casina. Quindi questa funzione vi permetterà di ricaricare il vostro, di comandare il vostro robot in maniera del tutto manuale. Non ne vedo un'utilità fantastica, ma insomma è sicuramente un surplus che tanti altri robot non hanno. Il lavaggio del pavimento da parte del robot funzionerà in maniera automatica, ovvero il robot pulirà e laverà contemporaneamente, sempre che abbiamo messo il serbatoio all'interno del device, serbatoio che abbiamo visto in fase di finto unboxing, chiamiamolo così. Comunque, se notate, ho appositamente abbassato l'illuminazione della stanza sperando che si riesca a vedere il lavaggio da parte del robot, il pavimento bagnato, che devo dire che è bagnato veramente veramente tanto, quindi comunque anche se a soli 100 ml la quantità di acqua utilizzata è notevole. Purtroppo anche con questa illuminazione non si riesce a vedere molto. Ma vi garantisco che il pavimento è veramente molto bagnato. Bene amici, anche per oggi è tutto, la recensione di questo dispositivo spero che vi sia piaciuta, vi ricordo di mettere una bella spunta sulla campanella ai nostri video YouTube in modo da essere notificati ogni volta che ne pubblichiamo uno, vi ricordo che siamo praticamente su tutti i social, Instagram, Facebook, il nostro canale Telegram e ovviamente il nostro sito all'indirizzo www.vincenzocaputo.com. Un saluto, a presto, ciao!